Due dipinti facenti parte della collezione di Villa San Remigio di proprietà della Regione Piemonte a Pallanza sul Lago Maggiore sono stati attribuiti al pittore cinquecentesco Paolo Veronese, celebre per le cromie brillanti e la pennellata atmosferica. Si tratta di due tele a soggetto allegorico raffiguranti una donna identificata come la scultura e un uomo con turbante conosciuto come l'astronomia, sulla cui storia sono in corso dettagliate indagini. Prima di essere trasferite temporaneamente alla Reggia di Venaria, dove saranno restaurate, le due opere sono esposte il 21, il 22 e il 23 marzo a Palazzo Lascaris, che sabato 22 e domenica 23 osserverà aperture straordinarie, con visite guidate alle ore 11, 12, 16, 17 e 18. Sono contento di aver potuto, insieme ai colleghi e questi grandi professori, ma soprattutto alla grande Cristina Moro, una studentessa molto sveglia, ricca di passione, che ha avuto un'intuizione bellissima e ci ha fatto scoprire questi gioielli, di presentare, dicevo, questi quadri di Veronese, dell'anno Veronese, a Palazzo Lascaris, ma soprattutto nella Sala Viglione, perché se abbiamo quella villa, se abbiamo quei quadri oggi in quella villa, lo dobbiamo anche a un grande presidente, Aldo Viglione, che ha avuto un'intuizione costruendo patrimonio della regione, ma soprattutto credo che i piemontesi in particolare devono essere soddisfatti, perché con queste opere si potrà incrementare il volano economico, sociale e culturale di una regione che tanto deve e tanto può fare per la cultura. All'interno della mia ricerca di storia, ricerca per la tesi di laurea magistrale in storia critica dell'arte, mi sono occupata di studiare la collezione presente in Villa San Remigio, la collezione che apparteneva a Silvio della Valle di Casanova e a Sophie Brown, assemblata alle soglie del Novecento. E proprio durante queste ricerche ho potuto rivalorizzare e studiare il grande dipinto di Palma il Giovane che era presente in villa e poi i due dipinti attribuiti a scuola del Veronese e probabilmente del maestro stesso, di grandissima qualità. È proprio durante le mie ricerche che approfondirò poi meglio le vicende collezionistiche che legano questi dipinti nella storia della collezione. Le opere presentano un discreto stato di conservazione, come ha ricordato il nostro sovrintendente, direttore scientifico del Centro Restauro Venaria. I problemi riguardano soprattutto le superfici pittoriche, che sono interessate da depositi superficiali, da sostanze sovrammesse abbastanza alterate che rendono le superfici fortemente imbrunite. Le opere hanno subito nel tempo diversi interventi che potranno essere in seguito analizzati e l'intervento, a seguito di una fase conoscitiva iniziale, studio delle tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione in generale, riguarderà appunto la rimozione di queste sostanze e un adeguamento superficiale di queste integrazioni delle superfici pittoriche.